buon appetito. Buongiorno ragazzi e ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vlog a tutti gli effetti perché l'ultimo video, quello il vlog a Roma in cui vi ho portato con me dal chirurgo a controllo, casomai vi lascio il link nelle story, non mi aveva soddisfatto perché non era proprio un vlog a tutti gli effetti ma era un po' più particolare, quindi adesso vlog si inizia in pigiama, avete visto i pancake, vi farò la ricetta, fatemi sapere nei commenti se volete la ricetta aggiornata dei miei pancake, vorrei fare proprio un video ricetta come facevo prima, proprio dedicato ai pancake, però non so se vi può interessare. Comunque sono in pigiama, in pigiamino, yeah. Ho appena fatto colazione, adesso inizia la mia giornata. Adesso devo un po' lavoricchiare per il Carlita Shop, devo un po' rispondere a delle mail, devo poi editare questo video per caricarlo domani su YouTube. E guardate qua la novità. Allora ragazze, perdonatemi per quello che ho fatto, però davvero non ho resistito. Però non sono extension quelle là che si applicano e restano, sono semplicemente delle clip che ho messo per dei lavori che devo fare perché sto preparando tante sorprese, tante novità per voi che non vedo l'ora di dirvelo, ma non posso dirvi ancora nulla, novità sia per Carlita Shop sia per altre cose. E mi servivano i capelli lunghi, appunto, guardate qua che belli. Quindi adesso io ho fatto il fioretto, ho promesso di far crescere i miei capelli lunghi e di non tagliarli mai più. Ma nell'attesa ho messo queste qua che appunto vi ho detto sono delle clip, quindi poi fa 2-3 giorni semplicemente le stacco, ce l'ho attaccata, me l'ha messa il mio parrucchiere, quindi le stacco e basta. Però sono bellissime, com'è bello, ancora questo mi sprona ancora di più a resistere, a farmi crescere i miei capelli, perché sono quella lunghezza un po' media, un po' insignificante, però devo resistere. Ragazzi, voi che ce li avete lunghi, state a sentire Carlita, non li tagliate perché poi ve ne pentite. Ragazzi, allora io mi sto andando ad allenare, sto preparando il mio pre e post workout come sempre, ossia mio pre workout praticamente mi sto allenando, faccio un pasto 2 ore prima, mi trovo benissimo così perché sto proprio leggera, e poi una mezz'oretta prima dell'allenamento prendo sempre queste qua, le capsule di carnitina. Ragazze, ve le straconsiglio se volete asciugarvi, bruciare il grasso e quindi rassodare il corpo, quindi eliminare il grasso, tutta la parte più molliccia del corpo. La carnitina è un attivatore metabolico, serve tantissimo per attivare il metabolismo, bruciare il grasso, quindi proprio per il metabolismo dei grassi precisamente. E prendo, ragazze, 3 capsule una mezz'oretta prima dell'allenamento e mi trovo benissimo. Da quando le assumo veramente ho proprio la silhouette più snella e più asciutta, quindi sia l'addome, il gluteo, un po' dappertutto, un po' tutti i punti critici va a bruciare la carnitina, quindi dove avete gli accumuli di grasso le va a agire. E poi per il post workout mi prendo questo, ve lo faccio vedere, mi prendo questo qua al caffè, lo Shape Shake nuovo, questo sempre di Food Spring, mi piace un sacco ragazzi, ha un gusto di caffè buonissimo, ve lo straconsiglio. Io lo preparo praticamente qua dentro, mi metto la mia quantità di polvere e poi al momento ci aggiungo l'acqua e me lo bevo, quindi dove sono sono, se invece sono a casa ci metto anche il latte vegetale, un po' di cacao, è buonissimo questo a caffè, mi dà tanta energia ed è molto utile dopo l'allenamento perché vi fa riempire i muscoli, quindi serve tantissimo appunto perché contiene anche proteine e vi sazia un sacco. Questo qua lo potete prendere anche come merenda, colazione, oppure magari se la sera volete stare leggere, anche un sostitutivo dei pasti che vi sazia tantissimo, toglie la fame ed accelera il metabolismo, è molto molto buono al caffè, anche a colazione vi dà energia, è molto buono. Ragazze, come al solito voi lo sapete che io amo i prodotti Food Spring e so che anche voi li amate, siete tutte impazzite per i prodotti Food Spring, quindi adesso vi do il mio codice CARLITAYT, così potete fare scorta di questi prodotti sul sito Food Spring e approfittare del mio sconto, perché appunto con questo sconto CARLITAYT avrete lo sconto sull'acquisto su tutto quello che comprate. Queste due cose io ve le consiglio, e anche lo shaker di Food Spring è molto utile.
Però ci sono tante cose, anche tipo i cereali, il preparato per fare pancake, il burro d'arachidi, le barrette, tante cose buone. Andate a vedere sul sito e provateli perché sono prodotti bio, naturali e davvero ottimi per stare in forma. Comunque, ragazzi, io ho una pelle favolosa perché mi sono appena fatta una maschera stupenda, stupendissima, che ve la voglio troppo far vedere. Ragazze, la maschera in questione è questa qua, la maschera Revolution Mask. È una maschera rimpolpante, effetto lifting istantaneo. Io ve la straconsiglio, è veramente qualcosa di miracoloso. Rimpolpa tantissimo la pelle, la tonifica, elimina il grigiore e proprio la pelle diventa più luminosa, più soda, più bella. Si stendono anche le rughette, i segni dell'espressione, è veramente fantastica. E guardate qua, è troppo bella, un cosmetico proprio top, favoloso. Vi metto il link nel box info per acquistarla, perché l'abbiamo appena rifornita su Carlita Shop, quindi ogni volta che la riforniamo finisce in fritta. Ragazze, provatela, è veramente qualcosa di sublime. Se mi sono fatta anche lo scrub al cioccolato, adoro. Questi sono i nuovi scrub che abbiamo inserito su Carlita Shop. Approfitto per farvi vedere qualche novità perché mi chiedete sempre di mostrarvi prodotti nuovi. Abbiamo inserito i tre scrub viso profumati, anguria, pina colada e cioccolato. Ragazzi, io me lo sono fatto, è veramente favoloso. Non aggredisce la pelle, lascia la pelle morbidissima, per un profumo sublime. Ma guardate qua, sono carinissime anche come idea regalo, Guardate, sono troppo troppo belli. E poi abbiamo inserito tutte le novità alla saponaria che ci avete richiesto in tantissime come marchio, e quindi li abbiamo inseriti. E ho preso tutti i sieri, guardate, vedete, questi qua sono tutti sieri veramente favolosi. In particolare questo anti-pollution, ragazzi, è qualcosa di bellissimo. Praticamente è un siero bioattivo con acido ialuronico, mirtillo, moringa, che elimina il grigiore dal viso, quindi anti-stress, anti-smog, illumina il viso ed elimina le imperfezioni. È molto rivitalizzante e bellissimo. Poi ci sono quello uniformante, opacizzante, anti-imperfezioni, no age, sono bellissimi questi sieri, vanno utilizzati sul viso, pochissime gocce, sono concentrati. E poi mi sono messa la crema. Come creme abbiamo inserito, vabbè, tutte le creme alla saponaria sono ottime, completamente biologiche e naturali, e si assorbono in fretta, sono ricche di principi attivi, c'è melagrana che è anti-age, mirtilla che è per pelle mista, purificante. Poi ci sono anche le acque costituzionali, queste sono ottime, sono spray e si possono utilizzare sia come tonico, sia come fissante trucco, portarsele dietro, sono bellissime, sono molto astringenti, quindi eliminano le impurità, i pori dilatati. Poi c'è il gel viso shine illuminante, fantastico, viso décolleté, anche questo mi piace un sacco, il latte detergente struccante. Poi c'è questa, è favolosa, la mousse detergente viso mirtilla. Madò, ragazze, io l'amo, è una mousse che strucca, che lava, è fantastica. La crema mani alla rosa, ragazze, queste creme sono buonissime, della saponaria, e costano poco, tipo 4, 5, massimo 5 euro, ma poco. Tutti questi prodotti sono molto molto convenienti, noi li abbiamo anche scontati in offerta lancio ancora per pochi giorni, quindi fate super scorta. Noi li abbiamo già finiti e riforniti perché sono andati a ruba. Rosa, questa profuma di rosa ed è buonissima, super compatta. La maschera peel off, che già l'ho fatta, anche buonissima. Le creme corpo, ragazzi, sono favolose, sorbetto di fiori e soffice di karité, sono super sofficiose come creme. Vabbè, poi casomai vi farò un video in cui ve li mostro all'azione, però vi giuro, fidatevi, sono troppo troppo buoni. Come contorno occhi invece uso sempre questo qua di Apiarium, ragazze, è top, è uno dei miei contorno occhi preferiti. Spesso mi chiedete quale prendo, prendete questo che elimina sia le rughette che le occhiaie, contiene olio di rosa moschita e acido ialuronico, è veramente ottimo come contorno occhi. E poi, ragazzi, un'altra cosa che abbiamo inserito sono questi qua. Allora, questo è un detergente intimo vaniglia e mandorla, vi giuro, è buonissimo, profumo stupendo e non aggredisce. Potete sia lavare le parti intime, sia lavare anche tutto il corpo. Comunque, è specifico per il detergente intimo, quindi è molto delicato. E poi abbiamo inserito questi kit bellezza, sono troppo belli, sono scontati e sono dei cofanetti con dentro i prodotti. Potete anche regalarli come dia regalo,
autoregalo sono molto convenienti, perché se prendete questi cofanetti avete anche uno sconto, a parte che li abbiamo scontati su calitashop.com, ma sono proprio convenienti perché è un prezzo più conveniente che se comprate il cofanetto piuttosto che i prodotti singoli. Quindi c'è crema corpo e crema mani al cocco, questo esce pure il guantino di bambù, è troppo bello per le mani, la bava di lumaca, la rosa, comunque sono tutti bellissimi. Ragazze, adesso mentre chiacchieriamo un po', io me li metto anche così ve li faccio vedere. Vi volevo ringraziare perché mi lasciate sempre un sacco di bei commenti. Allora, mi metto l'acqua costituzionale Melissa, è bellissima, tipo spray. Troppo bella, ha un profumo stupendo, ragazzi, io la amo. Mi dà troppa bella energia, la adoro. E poi dopo mi faccio così per farla penetrare. Troppo bella perché è anche molto purificante oltre che rinfrescante. Comunque, vi piacciono i capelli lunghi? Fatemi sapere se mi preferite con capelli lunghi o corti. E niente, vi voglio ringraziare perché mi lasciate sempre un sacco di bei commenti, di belle cose, quindi... Ragazzi, mi sono messa il fermaglino perché odio i capelli davanti al viso quando mi faccio la routine, quindi una cosa che proprio non sopporto, anche quando vedo i video mi dà fastidio, dico spostati quei capelli, vabbè, non so se capita pure a voi. Adesso metto il siero anti-stress, anti-smog, anti-pollution, che lo amo, illuminante, un siero illuminante fantastico, e bastano poche gocce, durano tantissimo, sono proprio concentrate, come se fossero attivi puri questi sieri, ragazzi, adoro. Veramente quando usate questi prodotti la vostra pelle cambia molto spesso, intanto quando mi vedete dal vivo mi dite ma che bella pelle che hai, nonna mia come fai ad avere questa pelle? Io dico ragazze ma cioè, io uso prodotti che vi mostro nei video, cioè allora stiamo a pettinare le bambole, cioè pensate che io scherzi che dico che questi prodotti sono buoni. Veramente sono buoni. E poi la cosa bella è che quando mi incontrate dal vivo non mi dite mai, vabbè, non so se qualcuno ve lo direbbe mai, mi immaginate, come sei brutta, sei più bella dei video, no? Mi dite sempre il contrario, sei ancora più bella, sei ancora più giovane, sei ancora più una bella pelle. Quindi penso che perché siete anche molto buone con me, vabbè. Comunque, sul contorno occhi vi ho detto questa qua, Piarium, è stupenda ragazzi, anti occhiaie, anti rughette. E quindi mi fate sempre un sacco di complimenti. Io devo dire la verità, vi devo confidare questo segreto, ragazze. Ultimamente sto vedendo, a volte mi è capitato di incontrare delle persone che tipo su Instagram sono bellissime, di viso, di corpo, di tutto, e anche tanti di voi me l'avete confermato. Poi quando le incontrate dal vivo sono altre persone. Ma com'è possibile? Cioè, ma proprio si cambiano i connotati nelle foto, cioè è incredibile. Praticamente le vedi e dici, ma chi è questa? Ma è quella? Cioè è la sorella brutta di quella che ho visto su Instagram. Quindi io mi piace che quando mi incontrate, diciamo, sono comunque quella persona. Anche perché una cosa è la foto tipo su Instagram, anche io comunque mi impegno, soprattutto nell'ultimo periodo, se mi seguite su Instagram avete visto che mi sto impegnando a fare delle foto più belle, comunque perché fa parte comunque del mio lavoro, e poi perché la fotografia è stata sempre una mia passione, mi piace tantissimo curare la foto, le foto, fare le foto belle, proprio una mia passione, mettermi nel modo giusto, trovare la scenografia, la location adatta, quindi anche questo è importante. Però diciamo, noi youtuber che ci vedete nei video, ecco, così in pigiama, non potremmo mai mentire, perché nei video siamo così come siamo realmente, a differenza di una foto che è diverso, si può modificare, si possono fare tante cose. Quindi qua youtuber c'è poco da mentire, queste siamo, ci vedete nei video, ecco, acqua e sapone appena sveglia, questa è la verità. Adesso metto la crema viso mirtilla, che vi ho detto è illuminante, purificante, è buonissima e si asciuga in fretta. Poi ragazze, io adoro questo pack, perché questo pack è un pack che praticamente vi fa economicizzare, risparmiare un sacco di prodotto, perché innanzitutto i prodotti non vanno a male perché non dovete mettere le mani dentro, la crema si utilizza fino alla fine e soprattutto con lo zic non sprecate prodotto, perché voi fate, io ad esempio ho calcolato 2 zic per me bastano e vi dura un sacco, e sono creme buone, non vi ungono, sono perfette come base trucco queste della Saponare, ragazze provatele perché sono buone e costano anche poco. Io sono molto felice di aver inserito questo marchio sul mio shop, perché veramente è buonissimo. Adesso che faccio? Il siero anti imperfezioni, ragazze, e lo metto soltanto qua dove un po', se vedete, un pochettino di brufoletti, perché mi è venuto il ciclo, quindi vabbè,
e lo metto così. Voi potete mettere questo seno imperfezioni appunto nella zona, anche su tutto il viso si può mettere, io lo metto solo qua, però potreste mettere anche su tutto il viso, ad esempio sul naso, la zona T, ecco, così, o anche su tutto il viso se avete la pelle grassa e pura, ve lo consiglio, è ottimo. Mani, mi metto la crema mani, questa qua, idratante di Nakomi, che la amo, profumo stupendo, buonissima. E quindi vi dicevo, ragazzi, l'importante è bello fare delle belle foto, è bello curare l'immagine, però è bello anche curare la realtà, perché molto spesso vedo tante persone che vivono, cioè sembra che vivano più su Instagram e più sulle foto, più nelle storie che nella vita reale, ma non è così. Io, e lo potete confermare, quante di voi io vi incontro, anzi probabilmente per me Instagram è un limite, perché io sono molto di più, però purtroppo tra con le storie 15 secondi eccetera non è che ti riesci a mostrare, però sono molto di più, cioè nella vita reale sono allegra, gioiosa, molto socievole, quindi quando mi incontrate, e poi non vi dico Dario, cioè stiamo le ore a parlare, non è la prima volta che è capitato che alcune follower vanno a prendere il caffè, alcune sono diventate mie amiche, siamo anche uscite insieme, ci vediamo, quindi poi con altre persone che sono miei follower, abbiamo intrapreso anche percorsi lavorativi insieme, quindi ci sono anche dei follower che alla fine poi lavorano per me, fa parte del mio team, quindi alla fine vedete che è proprio bello curare l'aspetto veramente sociale piuttosto che social. Comunque sulle mani, perché anche le mani io le curo tantissimo, unghie e mani, spesso mi chiedete come fai a non avere le pellicine, le cuticole, le mani belle, le unghie belle, io mi sto trovando benissimo con questo qua, ve lo volevo consigliare. Questo è un gel massage gel oil, praticamente è una gel da massaggio che dovete utilizzare quando vi fate la manicure sulle mani, lo massaggiate sulle mani, vi fa la pelle liscia liscia liscia, vi elimina anche le imperfezioni, e anche sulle unghie vi elimina tutte le cuticole e rinforza le unghie, è favoloso. Vi metto anche di questo, come di tutti i prodotti che ho mostrato, i link nel box info per acquistarli, sono ottimi. Questo è anche scontato su Carita Shop. E poi un altro prodotto che vi straconsiglio, io praticamente l'ho finito, vi faccio vedere se dico bugie, l'ho finito perché è buonissimo, praticamente questo qua è il Nail Solution Arti 3, praticamente è una soluzione per le unghie che viene utilizzata per eliminare antibatterico, quindi per eliminare i funghi, queste cose qua, ma anche per rinforzare le unghie, perché contiene tea tree che è rinforzante per le unghie e sbiancante per le unghie, quindi io lo metto, poi c'è un pratico pennellino che è troppo carino, lo metto sulle unghie, sulle cuticole, lo massaggio e mi sposto tutte le cuticole, si eliminano da tutte le cuticole, si rinforza l'unghia, favoloso, sia per le unghie delle mani che dei piedi, ragazze ve lo straconsiglio. Io lo massaggio, cioè prima uso questo qua e mi faccio un bel tipo massaggio su mani, unghie, cuticole e tutto, poi questo lo metto sulle cuticole, massaggio bene bene e poi continuo il massaggio con la crema mani. Vi giuro che questi tre prodotti vi fanno delle mani stupende, mani sempre curate e perfette. Quindi ragazzi, adesso mi vado a vestire e continuo la mia giornata di lavoro. Vado a Carita Shop, nei magazzini del Carita Shop, perché molto spesso mi chiedete questa cosa. Oddio, questo vlog verrà lunghissimo, però ve lo devo dire. Molto spesso mi chiedete il tuo negozio, ma Carita Shop non è un negozio. Noi non abbiamo un negozio fisico, abbiamo solo uno shop online. Quindi potete comprare dal mio sito e spediamo in tutta Italia per ora, e tra qualche giorno spediremo anche all'estero, vi darò la bella notizia. Quindi potete acquistare dal sito, ma non abbiamo un negozio fisico, ecco, l'ho detto. Ragazze, visto che non mi va di fare un altro video haul, perché di recente ne ho fatto uno, però vi volevo troppo far vedere il mio nuovo acquisto che ho fatto da Gucci, visto che in tante mi seguite su Instagram, quindi già lo saprete perché ho pubblicato la foto. E volevo anche farvela vedere, aprirla insieme in diretta con voi. Non è vero, già l'ho aperta. Però vabbè, facciamo finta che l'apro per la prima volta insieme a voi. Volevo condividere con voi questo momento. Questa è la busta. Apriamo. Ho tolto tutte le carte. Però vabbè. Allora, questa mi ha detto il commesso di Gucci di metterci sempre la carta, perché
si può rovinare con la catena sul velluto. Già ve l'ho svelato. Spogliamola. Oh mio Dio, stupenda. Eccola, il mio nuovo gioiellino. Ragazzi, non è stupenda. Allora, questa è la medium. Quando sono andata là, ero indecisa fra la piccola e la media. Perché la piccola io ce l'ho, se vi ricordate, c'ho quella bianca di pelle normale. E vi dico la verità, ci va tutto dentro. Quindi anche se piccola io ci metto tutto. È molto molto comoda e leggera. Però io volevo anche avere una misura diversa da quella, appunto per differenziarla, quindi ho preso questa qua, che è proprio una misura base di borsa base, quella è più una pochettina. Mi piace un sacco. Ovviamente come tutte le Gucci si può indossare sia così, con questo che protegge la spalla, che quindi non vi fate male, a differenza di quella Chanel, oppure così che va più corta, che è anche molto carina. È completamente di velluto con il logo dorato, è stupenda ragazzi. Dietro c'è il cuore che mi ha colpito un sacco. C'è anche nera, c'è di vari colori, però a me questa rossa dall'inizio mi ha colpito. Lo sapete, quando una cosa mi colpisce io non ci posso fare nulla. E contrariamente a quanto mi aspettavo, è molto molto abbinabile, almeno per me, perché a me non me ne frega più un cavolo se la voglio mettere, me la metto. Però va bene veramente con tanti outfit, ovviamente senza, evitando questo sì, evitando troppi loghi, per esempio maglie con troppi loghi, troppe scritte, troppi colori, no. Ovviamente un look un po' più basic, un po' più semplice, un total black, queste cose qua ci va proprio bene spezzare con questa borsa, che è bellissima e super elegante. E dentro ovviamente molto molto capiente, con la carta molto molto capiente, c'è la cernierina, è bellissima ragazzi, mi piace un sacco, sono super super felice del mio nuovo acquisto. Vi piace ragazze? Fatemelo sapere. Io ero indecisa anche con la nera, però il commesso mi ha consigliato, anche io ho pensato che la nera forse è meglio prenderla quella di pelle, che comunque di pelle anche tu dura di più. Queste sono molto delicate e non rende tanto di velluto nera, perché non si apprezza tanto il fatto che sia di velluto, mentre invece rossa lo apprezzi tantissimo ed è proprio bellissima. Ok, quindi questa è la mia nuova Gucci, stupenda, la amo. Ragazze, vi piacciono i capelli? Sono troppo troppo felice. Peccato che sono extension, vi ho detto, con le mollettine, che quindi li tengo solo 2-3 giorni. In pratica le ho messe perché per una cosa di lavoro, che scoprirete, perché in questi giorni sto lavorando un sacco di cose, un sacco di novità, sia per carlitashop.com sia per altre situazioni, altre collaborazioni. Quindi stupendo, vorrei tanto che fossero i miei capelli per magia, zac, e diventassero i miei capelli. Poi sono troppo belle. E una ragazza su Instagram mi ha scritto, in una foto che io ho messo un throwback del passato, ho scritto i miei capelli lunghi mi mancano. Lei nei commenti mi ha scritto, che io ho detto severa ma vera, perché cacca ti sei tagliata i capelli che stavi così bene con i capelli lunghi? Ve lo chiedo anche io ora. Quindi ragazze, non tagliate mai i capelli. Se vi viene la voglia di cambiare, voi che avete i capelli lunghi, fate trecce, fate chignon, fate pettinature, ma non tagliateli, perché davvero dopo poi ve ne pentite. È la cosa del momento che tu vuoi cambiare, però poi dopo te ne penti, e per farli crescere non crescono, ci vogliono anni. Quindi sentite a me, non diventeremo tutte raperonzolo, però io non li taglierò mai più. E fate come Hilary Blasi, utilizzate le parrucche per non tagliare i capelli. Comunque ragazze, sono stupende. Anche questo colore mi piace un sacco, mi piace tantissimo. Questo biondo scuro naturale tipo miele è bellissimo, mi donano un sacco i capelli lunghi. Comunque ragazze, adesso scendiamo e vi mando un bacio. Lasciatemi tanti like, guardate anche il mio ultimo video, quello che ho fatto sulla rinoplastica, dove vi ho spiegato un po' tutto del mio intervento al naso, anche l'incontro con quella ragazza che anche lei si è operata con me, vi ho aggiornato un po' su tutta la situazione naso, ve lo lascio casomai qua nelle schede. Tanti like al video, mi raccomando, supportatemi con tanti commenti e tanti like, vi mando un grosso bacio. Ah, la tinta, questa qua, questa è la tinta labbra nude del nuovo Pulp Kit,
il nuovo kit di tinte di Nabla che vendiamo su Carita Shop scontato in offerta lancio, -25%, ragazzi, una bomba, sono tre tinte, una più bella dell'altra, in edizione limitata. Questa Blair è stupenda, vi giuro, pigliatevelo, perché già solo per questa tinta è stupenda, non si vendono singolarmente, è bellissima, il nude perfetto, e poi ce ne sono altre due che anche sono bellissime, uno rosso bello intenso scuro, un altro marroncino, comunque un kit bellissimo, quindi casomai vi metto il link nel box info sotto, sempre se ci sia ancora e non sia terminato, perché come al solito va tutto a ruba. Ciao! Se mi sto preparando la borsa per la palestra, eccola qua, e mi sto decidendo le creme da portarmi, io cambio sempre. Oggi mi porto queste qua e ve le volevo appunto consigliare, perché questa profumazione tulipano e papavero, vi giuro, io la sto amando. E c'è lo scrub corpo che è buonissimo, è sali del mar morto, è anticellulite ed elimina anche i peli incarniti, fa la pelle super morbida e liscia e anche tonifica un sacco, quindi mi piace tantissimo. E spesso lo scrub me lo faccio a casa prima di andare in palestra, appunto mi rimane addosso quella sensazione tonificante, provate, è magnifico. Poi dopo la palestra mi lavo col bagno doccia, arrivo tutta bella profumata già in palestra, che è importante, non puzzate in palestra, io ci tengo, mi faccio la doccia prima e dopo, vabbè, lasciamo stare. Poi dopo la palestra mi lavo col bagno doccia tulipano e papavero, buonissimo ragazze, è troppo troppo bello e vi lascia la pelle morbidissima. Io adoro questi bagno doccia apiarium perché non seccano la pelle e lavano bene senza aggredirla, perché io sono anche molto allergica ad alcuni prodotti, con questi mi trovo, non mi viene prurito, adoro. E poi dopo metto la crema corpo tulipano e papavero, buonissima, profumo stupendo, la cosa bella è che è molto fresca, si asciuga in fretta, quindi non è untuosa, ecco, è molto fresca e ha una profumazione stupenda, e anche questa è molto tonificante e rassodante, quindi adoro spalmarla su tutto il corpo, infatti pelle tonificata e seftificata, quindi adesso me li porto con me in palestra, e adoro, poi mi alleno con il pensiero che mi devo usare dopo questi prodotti, vi giuro, la cosa più bella è la doccia e le creme dopo la palestra. Buonasera family, allora Dario mi ha aggiustato la fotocamera che si era rotta, che non ve la posso far vedere, e praticamente io avevo due fotocamere rotte, lui me l'ha aggiustata una, questa è la Panasonic, e l'altra Canon anche, e nel frattempo si è rotta la Sony, quindi meno male che me l'ha portata ad aggiustare. Nel frattempo siamo andati a fare la spesa, adesso vi voglio far vedere perché vorrei fare questi qua e vorrei fare un MacBag. Adesso vi faccio vedere come li preparo e poi pubblicherò tra qualche giorno il video MacBag in cui vi rispondiamo alle domande. Già ho messo la storia su Instagram per chiedervi le domande, e questi qua sono i taco che si mette, ho comprato anche la carne macinata e voglio metterci un po' di carne macinata, di verdurine e tipo un po' di ketchup fatto in casa, e voglio fare questo MacBag tipo messicano. Vi faccio vedere le altre cose che ho comprato. Allora, il pollo bio, questi io li compro spesso, sono, questi si chiamano shirataki e konjac, sono tipo della pasta che non so se mi avevo fatto vedere, però mi sa di sì, che ha pochissimi carboidrati, sono tipo degli spaghetti, sono molto buoni e io spesso li faccio appunto per non mangiare sempre la pasta, insomma a me mi piace proprio il sapore. Poi ho preso queste gallette che sono nuove, troppo carine, dice gallette adatte per una dolce colazione, non hanno zucchero però hanno degli aromi che li rendono adatti alla colazione, quindi le voglio provare. Poi pomodorini, le uova all'albume, qua abbiamo preso il pesce, la polpa di pomodoro bio, e qua c'è Pupo e qua c'è Dario in pigiama. Amore, fai vedere il tuo bel pigiama, fallo vedere com'è bello. Topolino, il pigiama di Topolino. Amore, ma solo il sotto poi di Topolino? Sì. L'hai preso da? Lo vorranno sapere le ragazze sicuramente. Da Tezeni, sono intimissimi? Non ricordo. Intimissimi, qua c'è anche Pupi. C'è Pupi, 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 Pupi. Devi avere la pappa, Pupi. Pupi, la vuoi la pappa tu? La pappa, Pupi, cucciola, cucciola. Lei fa l'equilibrissimo, la devo accarezzare, vero amore? Ma quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Ragazzi, allora qua nel condimento ho messo la carne macinata con cipolla e peperoncini e un po' di sale e pepe. Qua ci sono i tacos che adesso dovrei infornare, ma penso di farli nel microonde perché non mi va di accendere il forno. Ho preparato per il MacBang, ho messo tutte le verdurine, guardate che meraviglia, adoro. E qua ho messo la salsina fatta, il mio ketchup fatto in casa con un po' di varie spezie, anche un po' di olio
ed è buonissimo. E adesso siamo pronti per fare il video MacBag che vedrete fra qualche giorno sempre qui sul mio canale YouTube. Vieni amore, fai anche Bubi MacBag. Anche Bubi MacBag.